Se state cercando una telecamera dalle dimensioni compatte, con una buona visione anche di notte, ad un prezzo accessibile, questa di Linke potrebbe fare al caso vostro. Io sono Francesco di 5G News, oggi parliamo di videosorveglianza. D-Link mi ha mandato questa minicamera. Tra le caratteristiche più interessanti, è facile da installare, si collega in wifi, ha un sensore ad infrarossi e potete vedere quello che succede in casa anche se siete fuori tramite una connessione 3G o 4G. Confezione limitata all'essenziale, con all'interno la minicamera, il cavo di alimentazione e la manualistica. Partiamo subito dall'installazione, molto semplice e intuitiva. Prima cosa da fare ovviamente è quella di collegarla alla corrente e posizionarla nel luogo che volete sorvegliare. Scaricate sul vostro cellulare l'applicazione MyD-Link. Fate attenzione perché sullo store è presente anche l'applicazione MyD-Link Lite, che però non funziona con queste telecamere. Sarà necessario registrarvi e in pochi minuti potrete iniziare la configurazione. Dopo la registrazione, l'app in automatico vi chiederà di riprendere con il vostro cellulare il codice QR presente sulla parte inferiore della telecamera, fino a quando non sentirete un beep che sta a indicare che la telecamera è stata identificata. Fatto questo passaggio, l'app vi chiederà di accendere il Bluetooth e poi dovrete selezionare la vostra rete Wi-Fi e inserire ovviamente la password. Telefono e telecamera, almeno per la prima installazione, devono essere connessi sotto la stessa rete Wi-Fi. Attendete alcuni secondi per l'associazione e poi la vostra telecamera sarà pronta per l'uso. Per prima cosa vi chiederà se intendete registrare i filmati sul cloud di D-Link. Questo prodotto infatti non registra su una memoria interna al dispositivo e non c'è possibilità di inserire una scheda SD, ma registra i filmati online automaticamente ogni volta che rileverà un movimento o sentirà dei forti rumori in casa. Dopo aver completato tutta la configurazione, questa sarà la schermata che vedrete ogni volta che aprirete l'app di D-Link, sia sotto rete Wi-Fi sia sotto rete 4G fuori casa. In primo piano, come vedete, la visualizzazione in tempo reale è di buona qualità e in alta definizione a 720p. Cosa molto interessante è il grand'angolo da 120 gradi che vi consente di vedere un ampio campo di ripresa. C'è anche la possibilità di sentire l'audio. Sentire l'audio. Buona anche la visione notturna grazie al sensore ad infrarossi. Mentre state vedendo le riprese in tempo reale, potete anche scattare una foto o iniziare la registrazione manualmente. Infatti, come vi ho detto poco fa, la registrazione parte in automatico ogni volta che la telecamera rileva un movimento oppure sente dei suoni. In tempo reale riceverete anche una notifica sul vostro telefonino, quindi una sorta di allarme intrusione. Potete ovviamente personalizzare le notifiche in base alle vostre esigenze accedendo alle impostazioni dell'app MyD-Link. Vi faccio vedere adesso alcuni dettagli dell'applicazione. Tramite le impostazioni potete decidere su quale area di ripresa far scattare la registrazione. Potete per esempio selezionare solo l'area della porta d'ingresso, in modo tale che ogni volta che viene aperto, ogni volta che entra qualcuno, inizia a registrare per alcuni secondi. D-Link vi offre un servizio gratuito che vi consente di registrare filmati da tre telecamere che rimarranno memorizzati fino a 24 ore. Se volete memorizzare i vostri file fino a 7 giorni e collegare più telecamere, potete acquistare gli abbonamenti che partono da 25 € l'anno. In ogni caso, durante la visualizzazione delle registrazioni potete scaricare sul vostro telefonino i filmati che vi interessano. Durante la registrazione dei video, inoltre, tramite lo schermo potrete anche zoomare le immagini. Altre caratteristiche interessanti: supporta Google Assistant e Alexa, quindi volendo potrete anche controllarlo con la voce. In conclusione vi posso dire che è un prodotto davvero interessante. Senza spendere una fortuna potrete osservare quello che vi sta più a cuore nella vostra casa o nel vostro ufficio. Vi lascio il link in descrizione per acquistarla su Amazon, dove viene venduta a circa 57 €. Se volete risparmiare 10 € vi consiglio anche di attivare la nuova carta prepagata Hype, che vi regala 10 € non appena vi iscrivete, facendo anche solo una ricarica di 1 euro. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Grazie e alla prossima!